Un saluto, amici della rete. Oggi iniziamo a parlare di Docker. Docker è una modalità di distribuzione del software con cui è possibile far girare il software su qualsiasi hardware in maniera veloce. Docker permette quindi semplicemente di creare, testare e distribuire applicazioni. Docker raccoglie il software in cosiddette immagini che offrono tutto il necessario per la loro corretta esecuzione, incluse librerie, strumenti di sistema, codice e runtime. Quindi scaricate un'immagine e poi lanciandola ci troviamo con un cosiddetto container che contiene l'applicativo già funzionante. Che differenza c'è con una macchina virtuale? Le macchine virtuali includono sì l'applicazione, i file binari, le librerie, tutto quello necessario, ma anche il sistema operativo. I container di Docker condividono il sistema operativo con l'host su cui girano. In sostanza è come un'app da installare, ma che vive in uno spazio proprio, separato da tutto il resto. Per giocare con Docker su Windows, la cosa più semplice è scaricare e installare Docker Desktop. Cerchiamo quindi Docker Desktop su Google, scarichiamolo e installiamolo. Sarà necessario fare il reboot del nostro PC qualche volta. Per far partire il servizio dobbiamo loggarci su Docker Hub, il sito ufficiale di tutte le immagini di Docker. Quindi createvi un account e se lo avete già, loggatevi. Su Windows, Docker si appoggia alle WLS, che è un acronimo di Windows Linux Subsystem. In particolare, Docker usa la versione 2. Se quindi vi dà qualche problema, collegatevi al link, scaricate il pacchetto del WLS 2 e aprendo una PowerShell date il comando WLS --set-default-version2 per utilizzare questa come versione predefinita. Un ultimo reboot e Docker verrà correttamente lanciato. Se volete, guardatevi il tutorial, ma noi invece andiamo a scaricarci la prima immagine. Cerchiamo sul lab l'immagine Get Started, scarichiamola e lanciamola. Questa immagine esegue un web server sulla porta 80 con un tutorial di Docker. Eseguiamo quindi questa immagine, mappiamo quindi la porta 80 interna che ci viene già proposta con una porta libera sul nostro PC, nel nostro caso possiamo anche usare la stessa 80. Una volta eseguito il container, aprendo il browser sul localhost, vi trovate con il sito web con un tutorial che potete seguire. Altrimenti possiamo spegnere il container, cancellarlo e cancellare anche l'immagine, tanto non credo che ci servirà più. Giusto come ulteriore esperimento, facciamoci una partita a Tetris. Cerchiamo sul lab Tetris, scarichiamoci una delle possibili alternative, lanciamola, mappiamo il sito web interno sulla porta esterna 81 in questo caso, e una volta che il container è partito, aprendo il browser sulla porta 81, potremo farci una partita ai famosi quadratoni. Abbiamo ora tutti gli strumenti per usare e capire Docker. Ma per oggi la partita è finita. Game over, almeno per ora. Un saluto, amici della rete.